a tutti, in questo video vi parlerò invece della detersione serale. Lo so, la sera siamo tutti stanchi e quindi è più facile cadere nella tentazione di non fare la detersione, mentre è proprio quella della sera la più importante, perché pensateci bene, è il momento in cui la pelle è più sporca, non solo di make-up, ma anche di tutto lo smog, quindi polveri, impurità, fumo che abbiamo preso durante la giornata e di sebo che abbiamo prodotto durante tutto il giorno. Lasciare questo bel mix in posa sulla nostra pelle durante tutta la notte, che è anche il momento in cui la pelle è più recettiva e si rigenera, è dannosissimo perché sicuramente andiamo a ostruire i pori e quindi a creare più impurità con la formazione di punti neri. Inoltre la pelle potrebbe irritarsi e quindi risultare ancora più disidratata con screpolature e un colorito più spento. Proprio per l'importanza che ha la detergenza serale, questa detergenza prevede un passaggio in più, la cosiddetta doppia detergenza. Che cos'è la doppia detergenza? Non è altro che utilizzare un prodotto in più per la pulizia del viso. E sarebbe lo struccante, prodotto che di solito scambiamo con il latte detergente. Lo struccante è un prodotto che serve per eliminare principalmente il make-up. Il latte detergente invece è per pulire la pelle del viso. Quindi non sono assolutamente la stessa cosa, lo stesso prodotto e non hanno proprio la stessa funzione. La doppia detergenza è indicata per tutti i tipi di pelle, non ci sono controindicazioni. Ovviamente è consigliata a maggior ragione per chi utilizza un make-up quotidiano e anche un po' più pesante. Quindi partiamo con lo struccante. Si mette direttamente sul dischetto e si va a rimuovere tutto il make-up. Possiamo passarlo anche sul viso, intanto ci portiamo avanti con la rimozione anche del fondotinta, almeno in gran parte ragazze, cioè questo serve per togliere il grosso del make-up. Successivamente, per quanto riguarda i prodotti Firis, che sono quelli che io utilizzo, non va il latte detergente, ma quando si fa la doppia detersione si passa prima allo scrub quando necessario. E io ripeto, vi consiglio una volta a settimana, quindi questo prodotto non è un prodotto che rientra proprio nella routine giornaliera. Però in questo caso io lo faccio, così lo faccio vedere anche a voi. Prendiamo una noccina di scrub. Me serve tantissimo, eh? Ecco qua. Il momento la andiamo a stendere un po' su tutto il viso, ma questo in particolar modo va inumidito con un po' d'acqua, quindi basta bagnarci un po' le mani. Questo aiuta sia noi a distenderlo, a stenderlo meglio in maniera più uniforme su tutto il viso, e sia a non rendere molto aggressivo lo scrub, tanto da poterci permettere di utilizzarlo anche sulle zone più delicate, come ad esempio le guance. Però sicuramente andremo a insistere di più sulla zona T, che è la zona quella più grassa. Sempre movimenti circolari, quando questo è uno scrub, quindi la sua funzione meccanica, la sua funzione sfoliante la fa meccanicamente, quindi grazie a quelle microsfere che ci sono all'interno che grattano proprio la pelle, le cellule morte, sfoliando la pelle.
Questo lo risciacquiamo anche senza posa con acqua tiepida. Io preferisco farlo direttamente con l'acqua, come vi ho già detto, in modo tale da portarvi il più possibile e non far rimanere troppi residui. Tamponiamo sempre con l'asciugamano e passiamo al latte detergente. Questo io non lo applico con il dischetto, lo applico come per lo scrub direttamente sulla mano, sempre poco prodotto, l'ugina. Anche questo movimenti circolari ma lenti e profondi, perché appunto dobbiamo andare a pulire in profondità. E non ci dimentichiamo del collo. Sugli occhi, e ci apriamo. Ecco, ora che abbiamo la nostra pelle completamente detersa e quindi super pulita, andiamo a chiudere tutta la detersione con il nostro tonico. Qui ci riserve il dischetto. Andiamo a mettere sul dischetto, ecco qui il nostro tonico, lo mettere sul dischetto e andiamo a tamponare tutto il viso. Ragazze, se ancora non fa parte della vostra abitudine la detergenza, iniziatela a fare perché fa davvero la differenza. Anche con tutti i prodotti che poi andiamo a mettere successivamente nella parte del trattamento vero e proprio che vi farò vedere in un altro video. Perché se non abbiamo una pelle pulita nel modo corretto, possiamo mettere dopo i prodotti più famosi, più conosciuti e più buoni sulla faccia della terra che non penetreranno mai per bene nella pelle, non andranno mai dove davvero servono. Quindi anche la crema più costosa sarà veramente inutile. Quindi questo è un consiglio che mi sento proprio di darvi. Quindi per il trattamento vero e proprio, che è la fase successiva, sia mattina che sera, perché anche quello cambia, ci riaggiorneremo in qualche altro video. Per il momento grazie, non vedo l'ora di rivedervi tutte.